Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Piano piano questo sta diventando il ruolo di aggregazione della memoria, non soltanto per quanto riguarda la strage di Capaci, ma un po' per tutta la storia della Polizia di Stato in questa città. Qui abbiamo ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Palermo. Questo, ecco, sono quei luoghi che da soli, perché la comunità li elegge, non perché qualcuno decide che siano, piano piano diventano luoghi della memoria. A questo luogo ha fatto un grande dono e di questo tutta la Polizia di Stato. Io a nome della Polizia di Stato e della Questura di Palermo ringrazio il Presidente Micciche, l'ARS, per il lavoro che è stato fatto. Quindi un ringraziamento e questo è il motivo della breve cerimonia che abbiamo voluto fare oggi con tutte le autorità e quindi con la rappresentanza di tutta la città di Palermo. Grazie Presidente, grazie veramente di tutto. Io ringrazio lei perché non pensavo che si dovesse fare addirittura una manifestazione come quella di stamattina per questo prato. Ringrazio tutti voi di essere presenti, ripeto, per una giornata di festa, per una sciocchezza se vogliamo, rispetto all'importanza che ha il Giardino della Memoria. Ci ricordiamo delle cose, anche vivendolo in un posto più bello e anche meglio per tutti. La memoria rimane forse più incisa dentro i nostri cuori. Non me l'aspettavo e la ringrazio molto, grazie. Sì. Tra l'altro, oltre a questo, c'è anche l'impianto di irrigazione che è stato fatto sotto la piantumazione. Presidente, come segno di amicizia e riconoscimento, viva la polizia, grazie a tutti. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.